Io chiederei all'avvocato Romanelli, come dicevo prima, membro della Giunta delle Camere Penali, innanzitutto una qualche considerazione dal punto di vista della difesa di ciò che abbiamo ascoltato spiegare dal consigliere Cananzi, per capire se ciò che è stato detto, come dire, è bilanciato in qualche modo e fino a che punto viene condiviso dall'altra parte in causa. Allora, intanto vi ringrazio per l'invito, io sono particolarmente contento di essere qui perché a noi non capita spesso di poter avere un uditorio di giornalisti, no? A cui rivolgerci. Normalmente in questi convegni parliamo ad avvocati, a magistrati, ci parliamo tra di noi. Invece penso che sia importante ed è un'occasione che io spero di cogliere nel modo giusto. Dottor Cananzi ci ha fatto una ricostruzione abbastanza sommaria, perché in realtà è molto complessa questa modifica, non so fino a che punto abbia un senso entrare nel dettaglio. Certamente avvocati e magistrati sono d'accordo sul fatto che c'è una fortissima limitazione del diritto di difesa, questo l'hanno detto un po' tutti, in concreto per poter accedere a quelle intercettazioni che non siano già state selezionate dal pubblico ministero come rilevanti, perché i tempi sono estremamente stretti. Tenete conto che, come diceva prima il dottor Cananzi, le intercettazioni sono tantissime, ma sono tantissime in qualunque procedimento, e tenete conto che in qualunque procedimento il 98% delle intercettazioni sono irrilevanti, perché nelle conversazioni ambientali o telefoniche ciascuno di noi parla con la moglie, dice butta la pasta, dice mille cose, in tre giorni magari ci può essere una conversazione utile su 30 attivazioni. Immaginate quando poi parliamo di processi di criminalità organizzata, le cui indagini magari possono durare 2 anni, le intercettazioni hanno un regime particolare per essere attivate e anche per i termini di durata, abbiamo magari molte ambientali, voi non so se avete un'idea vaga di cosa vuol dire leggere una trascrizione di un ambientale, quanto tempo ci voglia, perché una telefonata si svolge normalmente in un tempo abbastanza breve, un ambientale magari con 4-5 persone di fatto diventa impossibile. Credo anche, rispetto alla domanda che si faceva prima sul controllo, che, e poi vengo al merito della questione, che ci sia un vero problema di controllo, così come è strutturata la modifica, anche da parte di questa catena che individuava il dottor Cananzi, perché non credo che il pubblico ministero possa verificare effettivamente la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria nel momento in cui la polizia giudiziaria non segnala come dovrebbe, con una separata annotazione, quantomeno la conversazione dubbia, perché quella che ritiene rilevante, se è irrilevante, il pubblico ministero la leggerà e la toglierà. Quella che è manifestamente irrilevante, si immagina che la polizia giudiziaria giustamente non la verbalizzi, ma per tutte quelle per le quali ci può essere un dubbio, dovrebbe teoricamente, con separata annotazione, informare il pubblico ministero dicendo: io non ho verbalizzato perché ritengo che sia irrilevante, adesso vedi tu se ho fatto bene. Se questo non avviene, Non riesco a immaginare che il pubblico ministero possa andare a riascoltarsi tutte le conversazioni una per una, e quindi è un materiale che verrà perso prima di tutto da parte del pubblico ministero e poi anche della difesa. Vorrei dire però una cosa che mi sta molto a cuore, posto che parlo a giornalisti. Intanto vorrei chiedervi se è possibile chi di voi si occupa di giudiziaria. Nessuno? E allora diventa una conversazione un po' difficile sui temi di dettaglio, ma comunque, allora è chiaro che il tema qui va svolto un po' su dei principi generali. Io vorrei fare una prima osservazione: è un problema di bilanciamento di diritti tutti egualmente garantiti a livello costituzionale e a livello di carte sovranazionali. Da un lato la libertà di stampa, libertà di pensiero e libertà di stampa, garantita dalla Corte, dalla Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, garantita dalla Carta dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, dalla nostra Costituzione articolo 21, non vi faccio tutto l'elenco, anche dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Dall'altra la presunzione di innocenza, altro principio garantito dalla Costituzione, ma anche da tutte queste carte sovranazionali. Altro il tema della privacy, cui si riferiva prima il dottor Cananzi, anch'esso garantito dalla Costituzione, benché non ci sia una norma in Costituzione che dice che il cittadino ha diritto alla privacy. È stata un'elaborazione, la prima sentenza addirittura del Tribunale di Roma del 1953, poi intervenuta la Corte Costituzionale e la Cassazione, che da una serie di norme della Costituzione fa derivare il diritto alla privacy, e Convenzione Europea e così via. Dall'altra, la tutela del processo,
la tutela del processo, e poi parleremo in relazione alla pubblicazione degli atti, quello che accennava prima dottor Cananzi, il contenuto dell'atto o la pubblicazione dell'atto. Io vorrei parlarvi dopo anche un po' di questo, perché è un dato che a me pare sfugga totalmente questo a chi opera in determinati settori, cioè la distinzione tra un atto segreto e un atto che, pur non essendo più segreto, comunque non è pubblicabile. Se ne può parlare, si può parlare del contenuto, ma non si può prendere e pubblicare in prima pagina. Perché? A tutela del processo, prima di tutto. A tutela del processo perché è un processo accusatorio nel quale la prova si forma nel contraddittorio delle parti davanti al giudice, e se noi abbiamo un giudice che ha già letto tutto quello che si poteva leggere di atti relativi alle indagini preliminari, che in realtà non possono entrare nel suo fascicolo, come per esempio un verbale di sommarie informazioni testimoniali, perché il giudice quel testimone lo deve vedere davanti a sé quando il pubblico ministero lo interroga, quando la difesa lo controinterroga e quando lui gli fa delle domande, non può leggere il verbale dei carabinieri. Beh, la verginità cognitiva del giudice è, diciamo, minata, e quindi anche la garanzia di un equo processo. Per esempio su questo gli anglosassoni, il processo, il sistema di common law, sono estremamente severi, nel senso che la giuria, il giudice assumono determinati obblighi, non possono leggere i giornali, non possono vedere le televisioni, addirittura se lo fanno ne rispondono in casi limite, addirittura il processo non si fa in Inghilterra. È una mentalità molto lontana dalla nostra, ma questo per far capire che è un valore anche questo molto importante. E il diritto di difesa, che da un lato deve consentire l'effettivo accesso a tutti gli atti di indagine, e qualche volta invece consente anche di superare come scriminante la rivelazione di atti che sono pur coperti da segreto, perché c'è giurisprudenza che dice che se c'è una rivelazione del segreto ma che è finalizzata al diritto di difesa, per esempio, questa non è punibile. Tutto questa congerie di principi deve trovare un bilanciamento che è tutt'altro che semplice, nessuno di noi ha la verità in tasca. Un'altra cosa volevo fare come considerazione preliminare. Quella norma del codice deontologico che è stata letta prima dal dottor Cananzi e che tutti noi sappiamo essere largamente inapplicata è una delle tantissime, quasi tutte, norme che regolano questa disciplina, sia del codice di procedura penale che dei vari codici deontologici, che sono totalmente inapplicati. Io ricordo la prima lezione che ho fatto di filosofia del diritto all'università, dove un bravissimo professore ci parlava del rapporto tra l'essere e il dovere, che è il rapporto che collega tutto il sistema dell'ordinamento, di qualunque ordinamento giuridico. C'è una norma che prevede che una certa cosa dovrebbe essere in un certo modo, e poi c'è la realtà, l'essere e il dovere. Bene, noi in Italia, non solo in questo caso, siamo maestri nel scrivere norme estremamente complicate, articolate e dettagliate, e poi non tenerne minimamente conto. Io penso che dopo questi brevi ragionamenti che abbiamo fatto, se io vi leggessi la norma che c'era già nel codice di procedura penale relativa a quello che si doveva fare delle intercettazioni, probabilmente voi la accogliereste con una sonora risata, perché tutto questo c'era già scritto. Era già previsto che si dovesse fare un'udienza stralcio, era già previsto che il pubblico ministero dovesse mettere a disposizione delle difese, che ci si dovesse vedere in udienza e che soltanto dopo aver fatto questa udienza stralcio si potesse avere copia di atti. Ed è la norma, non dico la norma più disapplicata del codice, ma è una delle tante norme non applicate del codice che ha indotto questa riforma. Quindi dobbiamo considerare che noi ci troviamo molto spesso a dover scrivere e riscrivere inutilmente delle norme già scritte, per il semplice fatto che non riusciamo o poi non vogliamo farle applicare, molto semplicemente. Questa riforma riguarda temi molto interessanti come la pubblicazione, riguarda anche altre cose, delle quali poi, se vorrete, parleremo, come la disciplina delle intercettazioni del Trojan Horse, che è stata molto trattata sui giornali, i captatori informatici, come l'introduzione di una fattispecie di reato nuova che punisce la diffusione delle immagini fraudolentemente captate. Però rispetto a questo primo dato, a questo primo passaggio, io vorrei andare a meno che il dottor Cananzi non voglia dire, poi, perché poi volevo andare sulla pubblicazione, sui temi un pochino. No, ma dottore, intervenga, perché poi volevo spiegare un po' cos'è il 114, quali sono le conseguenze, tutte le altre norme disapplicate che già ci sono. Rispetto, diciamo, a questo tema del rapporto fra il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, che il fatto che l'innovazione legislativa
richiede alla Polizia Giudiziaria di accompagnare con un'annotazione nel caso di dubbio l'intercettazione non ancora trascritta, non esclude che il Pubblico Ministero e il Procuratore della Repubblica possano dare delle direttive o mantenere le direttive che già sono state date rispetto alle modalità di valutazione della rilevanza e irrilevanza. Quindi da quel punto di vista la Polizia Giudiziaria risponde sempre al Pubblico Ministero. Quindi è vero che il legislatore attribuisce alla Polizia Giudiziaria la possibilità di redigere un'annotazione, ma i criteri in base ai quali la Polizia Giudiziaria dovrà redigere l'annotazione scegliendo questo caso piuttosto che l'altro, dovranno sempre essere, dal mio punto di vista, quelli indicati dal Procuratore della Repubblica o dal Pubblico Ministero rispetto alla singola indagine. Poi, per quanto riguarda la questione del giudice, l'idea che il giudice si faccia condizionare da quello che è scritto sulla stampa è un'idea, secondo me, che dobbiamo un po' abbandonare, perché molti giudici, ormai i giudici lo sanno che la prova si forma a dibattimento e non c'è anche qualcuno che sceglie di non leggere i giornali, quindi cioè, per arrivare, diciamo, assolutamente privo di condizionamenti in camera di consiglio. Però diciamo, la distinzione fra tutto quello che si è svolto dinanzi a te e quello che si è svolto prima nella fase delle indagini preliminari è una distinzione che è assolutamente chiara ai giudici, soprattutto quelli, ormai sono tutti, del nuovo codice, perché sono cresciuti col nuovo codice. Il giudice entrata in vigore nell'89, ma non si dubita che il giudice abbia ben chiaro che cosa deve utilizzare ai fini della decisione. Qui il problema però è quello che inevitabilmente è la componente umana rispetto a determinati procedimenti. Torno su quell'esempio che facevamo prima dell'Aquila. Ipotizziamo che quell'intercettazione, per esempio, sia un'intercettazione che un domani a dibattimento neppure arriva, o perché è stata non ritenuta rilevante, o addirittura magari perché non è utilizzabile, o perché il decreto che l'ha autorizzata è nullo, quindi il giudice non la conosce. È chiaro che averla letta sul giornale o averla sentita può condizionare il giudice rispetto all'imputato che ha di fronte in una valutazione che esula dal compendio sul quale dovrebbe valutare. Questo è, a me pare che sia soprattutto in considerazione di qual è diciamo, il rapporto che i media hanno con il processo in Italia, ma guardi, non solo in Italia, nel senso che è un problema che ce l'hanno un po' dappertutto. Io ho preso l'esempio dell'Inghilterra perché sono molto lontani da noi come modo di pensare, quindi ogni tanto li prendiamo come iperbole, ma non è che in Francia abbiano dei problemi diversi rispetto alla diffusione di determinate notizie. La interrompo solo perché secondo me questo tema del rapporto tra i media e il processo, soprattutto dei processi replicati in televisione, o meglio anticipati dalle trasmissioni televisive, in realtà è un tema serissimo, perché è il tema, diciamo, che fa in una certa misura replica secondo regole che non sono quelle del processo, perché le regole del processo prevedono appunto l'inutilizzabilità, la nullità delle sanzioni, il materiale non lo puoi utilizzare, ma tutto questo in un salotto televisivo non emerge. E quindi quando poi l'esito, diciamo, del processo non corrisponde all'esito della trasmissione, sembra che abbiano sbagliato il difensore a sostenere quella tesi, il pubblico ministero a sostenere quell'altra tesi e il giudice a decidere in un modo diverso da quella che era stata la sentenza emessa in televisione. Ma le regole del processo sono diverse dalle regole, diciamo, che si possono seguire in televisione. Ecco, dottore, lei ha toccato un punto molto delicato, cioè... Il giudice che condanna è un buon giudice dopo che c'è stata una campagna di stampa di un certo genere. No, non lo dice lei, lo dice l'opinione pubblica. Il giudice che assolve si deve giustificare, come è accaduto con una prassi che prima non c'era, con le informazioni provvisorie da parte della Corte di Cassazione, che qualche volta sono chiamate a spiegare tra il dispositivo e la sentenza perché magari hanno annullato un procedimento che magari era prescritto prima ancora di essere iscritto nel registro delle notizie di reato, come è accaduto, perché erano anni, stiamo parlando dell'amianto, che si riteneva che ci fosse un procedimento, diciamo, e fatti non prescritti. La Cassazione a un certo punto ha detto determinate cose, ma si è trovata a doversi giustificare perché ci sono campagne. Si è trovata a doversi giustificare, si è trovata una dinamica che
quella diciamo, mediatica che esiste, della quale non si può fare finta che non esista, a dover dare una anticipazione di quello che è il contenuto della sentenza, e questo secondo me è giusto perché consente una informazione immediata, altrimenti si può stare, diciamo, un mese, due mesi in attesa di una sentenza che evidentemente arriva tardi, perché per redigere una sentenza ci vuole il tempo che ci vuole. Quindi io non credo che questo sarebbe avvenuto se fosse stata una sentenza che confermava l'ipotesi di condanna, non mi pare che questo avvenga normalmente. Ma secondo me è questo il punto fondamentale dell'incidenza del rapporto tra i media in determinati processi, o il giudice che scarcera chi è stato arrestato, per esempio, per il rapimento del bambino, che poi viene fatto oggetto di critiche. Di noi come Unione delle Camere Penali siamo intervenuti mille volte nel dire si rispettano le decisioni dell'autorità giudiziaria quando sono decisioni che confermano l'ipotesi accusatoria, così come quando sono decisioni che invece smentiscono l'ipotesi accusatoria. Non si può creare delle situazioni di conflitto e di contrasto, perché questo poi condiziona il giudice nella sua libertà. A mio avviso questo è un problema che c'è, che è innegabile rispetto a determinati procedimenti che sono stati per anni portati sui giornali con meccanismi che hanno delle finalità anche di mercato, come diceva prima, da parte della stampa, di vendere i giornali in un certo modo perché le notizie date in un certo modo sono più interessanti. E poi ci si trova di fronte a una realtà nel quale un giudice deve avere, come dire, i polsi fermi e la certezza di poter scrivere determinate cose, perché sa che da domani quella stessa stampa lo criticherà, e magari qualche volta anche qualche pubblico ministero poco attento, che non dovrebbe fare determinate cose ma che fa, diciamo, da linfa a questo tipo di critica. Questo è un problema del nostro processo. Nel senso che a molte trasmissioni, diciamo, ci sono anche gli avvocati. Però detto questo, gli avvocati non dovrebbero andare a parlare in televisione dei loro processi. No, vabbè, io e poi mi scuso per il fatto che vado via, anche perché era un'occasione, diciamo, interessante. Io penso che le sentenze siano e si debbano criticare, però il problema è capire la critica da che cosa deve partire. Cioè, la sentenza non è un atto che non risponde a delle regole, e quindi le regole bisogna conoscerle, questo è il tema. Quindi per me ben vengano le critiche, a volte, ma questo lo dico anche quando parlo ai miei colleghi, quindi lo dico anche poi a un avvocato piuttosto che a un giornalista, credo che bisogna evitare, diciamo, una logica del sospetto, ma valutare le sentenze per quelle che sono, criticandole se sono tecnicamente inadeguate, ma evitare, diciamo, di ledere il rapporto di fiducia che c'è e ci deve essere fra la magistratura e l'avvocatura, che anche ha una responsabilità come titolare del diritto di difesa, che è un diritto costituzionalmente garantito, e anche i giornalisti. Insomma, secondo me quel discorso sull'etica delle professioni è un discorso che al di là delle riforme dobbiamo avere sempre molto ben chiaro, e che probabilmente è l'unica speranza per poter ricostruire un rapporto di fiducia complessivo, per offrire noi un servizio adeguato, voi una difesa adeguata, e anche chi si occupa del diritto di cronaca uno strumento per un'opinione pubblica che sia effettivamente in grado di esercitare il proprio diritto di critica nel miglior modo possibile. Mi scuso e vi auguro un buon proseguo. Arrivederci. Arrivederci. Ovviamente grazie al dottor Cananzi per essere stato con noi. Secondo me, ecco, quello che abbiamo un pochino visto in quest'ultima parte, in cui si è un po' più animato il nostro dibattito, per noi giornalisti è interessante, se non altro per vedere come una dialettica di questo tipo è una dialettica attiva che c'è e che forse nei giornali non trova poi tanto spazio. Però, come vedete, gli spunti tra le parti in causa sono molti, e adesso proviamo ad analizzarne qualcun altro. Ecco, uno degli elementi che forse per noi anche professionalmente, appunto, sentivo che nessuno si occupa primariamente di cronaca giudiziaria, però a prescindere può essere uno spunto interessante il fatto, appunto, di sapere che l'informazione arriva sicuramente dal tribunale, dall'udienza, dall'atto processuale
processuale, che è lo strumento, come dire, principe per fare cronaca giudiziaria, per attingere al fatto direttamente. Nello stesso tempo però abbiamo un'altra parte in causa che ogni tanto viene dimenticata, in alcuni casi convenientemente, in altri un po' di meno, che è quella dell'avvocatura, che appunto, esercitando il diritto di difesa, spesso può dare anche a noi giornalisti, lo dico io in primis perché è uno strumento che io cerco di sfruttare più che posso, può dare degli elementi aggiuntivi sempre all'interno del nostro, della nostra necessità di fare cronaca per il processo, quindi parlare con l'avvocato quando l'avvocato è disponibile a parlare, come diceva l'avvocato qui con noi, non sempre, come dire, sono ben disposti a parlare con i giornalisti, però tentar non nuoce. Nel caso delle camere penali, avere l'indicazione della, diciamo, della visione opposta, che è quella della difesa, proprio per rappresentare correttamente una situazione processuale e giudiziaria in generale, può essere uno strumento utile, e quantomeno per ricostruire un quadro di verità che non è solo quello che deriva dall'atto giudiziario.